Signor Faggi, che lavoro fa lei? Rappresentante di commercio. Pavimenti e rivestimenti. Pavimenti? Pavimenti e rivestimenti. Lei conosce il signor Pacciani? Dunque, io ho conosciuto per caso in un ristorante a Scarperia a Pacciani, in quanto eravamo a pescare nella Sieve, si va a pranzo e per caso mi trovo di tavolino a fianco a lui e Pacciani mi chiese che mestiere facevo. Quindi fu Pacciani che la attaccò il discorso? Io ora non mi ricordo se fu Pacciani con esattezza. Benissimo. Le chiese che mestiere faceva? Sì, il mestiere faceva, io facevo il rappresentante di pavimenti e rivestimenti. Allora lui mi rispose e dice, c'è un amico, probabilmente gli interessa questo materiale. Dico, ma... E mi diede, poi mi scrisse l'indirizzo suo, io non me lo ricordo, poi attraverso le decine di anni le cose corrono, sa com'è, e il discorso è questo. Ecco. E poi dopo un certo periodo, gli spiego, gli determino con esattezza le cose, con tutta la tranquillità possibile. Meno male, meno male, ne abbiamo bisogno. Io gli scrissi, passò un mese e mezzo, così, roba di questo genere, gli dissi, ma questo tuo amico... Gli disse in che modo, scusi? In che modo gli disse? Gli mandai una lettera e non ebbi risposta. Non gli risposta. Allora cosa successe? Poi cosa successe? Successe che avevo l'indirizzo dove stavo, un giorno venendo da Siena, dico, proviamo a vedere dove sta questa persona. E passai per quella strada lì che non c'è poca abitazione, che non ci passo mai. Cosa poi successe? Arrivò lui. Arrivò e lo vidi anche messo un po' male, in tutte le condizioni. Cioè? Aveva lavorato? Però, sì, e poi anche altre, vedi che non è il caso di intraprendere una relazione di commercio di questo genere. E c'avevo perché, con me in macchina. Perché, scusi, come mai? Era sporco, era messo male era dal lavoro. Era stato a lavorare? E ma sa, ma mi... A lei dette la sensazione che non era proprio un grande affare coltivarlo? Mi resi conto che non era possibile anche dal punto di vista così come si presentava la persona, ecco. E allora io in macchina c'ho sempre, ci davano allora a quei tempi le ceramiche, qualche cosa da dare alla clientela, o librettini da scrivere, delle penne, avevo mi ricordo tre tute da dare ai magazzinieri nelle ditte. Allora disse, va, tienne una, va, prendine una. Lui mi ringraziò, io poi salutai e non ho saputo più niente. Poi ho saputo tutte le vicende dopo che è capitato e tutti si sanno. Quindi il tutto della sua conoscenza con Pacciani è tutto qua. Senta, però è vero che lei scrisse a Pacciani una cartolina in data 10/3/79 e lo chiamò caro Pietro? Sì, così. L'aveva visto una volta e lei lo chiamava caro Pietro. Come si può fare, siccome mi diede delle confidenze sul ristorante. Ecco. Che confidenze erano? Quelle che ci ha detto. Confidenze di linguaggio così aperto. E lei lo chiamò caro Pietro come... Non è che lo aveva... No. Ebbe modo di conoscerlo in modo diverso. Senta una cosa, noi abbiamo sentito in questo processo due persone che dicono invece che lei andava con Pacciani a bere alla cantinetta, vi hanno visto più volte. Io? L'ha detto stamani il signore. No e poi no. Mai, prima di tutto non bevo. Una persona che è amica di Pacciani e che dice di avervi visto insieme a San Casciano. Assolutamente no. Ma che è una cosa che le dà tanto noia? No. Perché siccome sembra... quando una cosa non è vera, no. Esatto. Senta una cosa, lei ebbe, fu oggetto di una perquisizione. Sì. Durante questa perquisizione venne rinvenuto diverso materiale un po' anomalo in casa sua, nel suo garage, che è materiale identico a quello che avevano sia il Pacciani che il Vanni, vuole descrivere... abbiamo trovato noi, lei glielo dico io ora. Non c'è nulla che vedere. No, per carità. Io le dico, ricorda che materiale è o vuole che io le legga al processo verbale di perquisizione? No, ma lo ricordo. Che come materiale è? Come lo ricordo? Erano penny. Erano? Penny. Falli di gomma? Sì. Anche... No, di legno. Ah, di legno lei. Che me lo diede una donna
Mi scusi, nel verbale di perquisizione si dà atto che sono numerosi. Ce ne sono alcuni di gomma e alcuni di legno. Lo so che è un argomento che... È sbagliato il verbale. Ci sono... Qui si descrive parecchie riviste pornografiche. Quelle le vendano delle sì, no, 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 ma io, capisce, voglio vedere, di capire se per caso, conoscendo per l'appunto questo Pacciani, che anche lui a volte ha avuto oggetti di questo genere, e quel test che abbiamo sentito stamani e che ci ha detto che vi frequentavate per l'appunto a San Casciano, anche lui ha questo materiale, dico, tante volte per una ragione qualsiasi. No, ma c'era questo materiale in casa sua. Senta, l'ha bruciato dopo la perquisizione. Non è che puta caso con il Pacciani, sia pure ovviamente non ha nessun valore, a nessun fine, avete parlato di cose di questo genere, perché ad esempio il Vanni dice gliel'aveva comprato lui al Pacciani dei falli di gomma. No, assolutamente. Senta un'altra cosa, io signore. Quando lo salutai all'idea di Ratusa due volte, a me sembra strano, ma sono cose mie. Lei dove abita esattamente come strada? Via del Lago 11A. A Calenzano. A Calenzano. Pacciani per caso è mai venuto a trovarla? Mai e poi mai. Mai. Il Vanni, questo signore, altre persone, mai avuto contatto. Lei ha mai sentito parlare di un omicidio addebitato al cosiddetto mostro di Firenze avvenuto a Calenzano? Sulla stampa io l'ho visto benissimo, ha come mai... in altri posti. Ecco, ha mai cercato di approfondire quello di Calenzano, dove era avvenuto? Ma avevano detto alla Marina, ma io poi, siccome vado via tutti i giorni, la mattina e torno la sera, e qualche volta sono stato anche in Liguria a settimane. Sì, sì, ma dove... guardi, allora se lei fa questo tipo di distinzione va più lontano di dove voglio arrivare io. Io chiedo solo se sa dov'è esattamente il luogo dove è avvenuto questo omicidio. Io appunto non lo so. Non lo sa. Lei sa che una misurazione fatta fra casa sua e dove è avvenuto l'omicidio ci dice che sono di autovettura, in macchina, non a piedi, passando per i campi, 900 metri o lo sa per la prima volta da me stamani? Per me sono di più di 900. Allora lo sa. Per me, grosso modo, anche a linea d'aria. Sì. Capito, sapendo è... Allora lei sa che il punto dove sono stati ritrovati i cadaveri... Punto non lo so. Non, ecco, non lo sa. Ho visto poi c'è delle insegne, ci hanno messo delle croci. Benissimo. Quindi il fatto, fuori a fare delle il fatto che lei dice sono di più non è relativo a quel posto lì. Oddio, non lo so, perché sai, io non sempre non ci sto lì. E... No, mi scusi. Sì, comunque, sarà. Ora... Ha mai sentito dire da nessuno a Calenzano, guarda l'omicidio del... relativo a una coppia uccisa dal cosiddetto mostro è avvenuto lì o in questo punto? C'è un ponticello, lei poi ha già descritto che non c'è più quel ponticello, è già stato interrogato, quindi la zona la conosce, via signor Fari. Io conosco Travalde, avevo una zia e tutto, lo so che è la zona. Allora quando io le dico è 900 metri quel punto, lei dice non sarà 900 metri. Ma io penserei, siccome sono saranno mille, via signor Fari. Del torrente, penso siano di più. È vicino a casa sua. Bene, lei dice Pacciani, l'ho conosciuto solo in questo modo e non è mai venuto a casa. Senta una cosa, lei conosce una signora che si chiama Sperduto Malatesta Antonietta? No, non la conosco. C'è qualcuno che dice è stato a casa sua lei? Questa... Io sono stato a casa sua? Una persona dice, ce l'ha detto qui. Io stamattina. Con questa persona non la conosco e non ne so niente. Il Pacciani per caso le ha mai detto che andava e aveva una relazione con una signora con questo nome in questo luogo? No, perché io prima di tutto da... Quando io l'idea di Ratusa e lo salutai non l'ho più visto e ho pensato di non avere più nulla a che fare. Io le vorrei leggere cosa dice questo signore che abbiamo sentito stamani, il quale dice: talvolta ho visto nel locale la cantinetta di San Casciano, insieme a Pacciani Pietro, un uomo
di cui ho visto alcune foto che mi avete mostrato oggi e che mi dite voi si chiama Faggi Giovanni. Questa persona io, questo signore ci dice, non la conosco. L'ho solo vista, dice questo signore, insieme al Pacciani a bere con lui. Credo di aver visto questo personaggio prima della morte del marito della Malatesta. Niente, è tutto falso, mi cascasse gli occhi. No, per carità. Io sono molto preciso nel mio senso. C'è un'altra persona che dice: riconosco fra uno dei saltuari accompagnatori del Pacciani in una foto che mi mostrate, e è una persona di cui io non conosco il nome, comunque capisco da quello che mi dite voi, polizia, che si chiama Faggi Giovanni. Questa persona che mi mostrate è un personaggio che l'ho incontrato qualche volta a San Casciano, Val di Pesa, mentre era in compagnia del Postino Vanni e del Pietro Pacciani e forse di un'altra persona che non ricordo. Anche questo è falso. Assolutamente. Questa persona che dice così si chiama Cencin Gina, lei la conosce a motivi... Guardi, sono tutti i nomi che lei mi dice che per me... Niente. Allora può darsi che lei sia andato in questo posto e che lei forse non sapesse all'epoca che la signora da cui andava si chiamava Malatesta Sperduta. Ma io, questa signora Malatesta Sperduta per me è una novità assoluta. Allora come mai... Io non so nulla. Come mai, secondo lei, questa vicina di casa dice di aver visto lei lì e a San Casciano? Vede, sono già due le persone, non sì, è una sola. Un po' dovrebbero essere anche tre. Sì, ma sì, io... poi... Certo, dovrebbe... certo. Ma io non ci sono stato a San Casciano. Noi interrompiamo qui. È curioso come tutti, anche gli amici di Pacciani, quelli che dovrebbero averlo conosciuto, siano così reticenti nel raccontare anche cose non particolarmente importanti. Ma ormai sembra che nessuno abbia più conosciuto Pietro Pacciani. Era un uomo senza amici. Noi abbiamo fatto in queste tre puntate, abbiamo risolto e concluso tre capitoli. Il primo era quello della ricostruzione degli indizi del pubblico ministero, quelli che dicono che hanno permesso al pubblico ministero di pensare e di ritenere che Pietro Pacciani sia il mostro di Firenze. Il secondo era stato dedicato completamente alla ricostruzione di questi 8 duplici omicidi. Il terzo è stato dedicato alla personalità di Pacciani. Il processo adesso si avvia verso un quarto, che è quello della dimostrazione di come il PM ritiene che gli indizi raccolti siano prove contro Pietro Pacciani. Ecco, di questo capitolo che si sta svolgendo oggi e in questi giorni nelle aule di giustizia di Firenze, noi vi daremo conto prossimamente. Quindi io stasera vi saluto e vi do un appuntamento e un arrivederci a presto.